Questa storia avevamo cominciato a raccontarla a dicembre dell'anno scorso, quando avevamo incontrato questa ragazza che ha passato 9 mesi nelle mani dell'ISIS, chiusa in una casa con la sua famiglia. Per evitare che i jihadisti la portassero via, come avevano fatto con una sua sorella, il padre le aveva rasato i capelli e la teneva nascosta in uno scatolone dentro a uno stanzino, fino a quando, corrompendo i guardiani del califfato, non era riuscito a farla fuggire. Prigionieri in quella casa erano rimasti il padre, la madre incinta e due fratelli di 5 e 8 anni. Qualche giorno fa la madre, i due fratelli e la sorella, nata 8 mesi fa, sono stati liberati. La bambina l'abbiamo chiamata Muhajer, che vuol dire immigrata, perché non è nata nella nostra terra, spiega la donna, che poi racconta. 3 giorni dopo la fuga di mia figlia sono venuti quelli dell'ISIS, mi hanno presa con i miei bambini e mi hanno portato via. Assieme ad altre donne e altri bambini abbiamo viaggiato fino a Raqqa, in Siria. Qui ci hanno portati in un edificio, in una grande stanza sottoterra, 50 donne con i propri bambini, e sotto di noi sentivamo altre donne e altri bambini. Hanno portato via subito le ragazze più giovani, non le abbiamo più viste. Poi hanno cominciato a prendere i bambini, quelli un po' più grandi, gli insegnavano come si spara, come si fa la guerra, gli chiedevano di baciare il Corano e impararlo a memoria. Le guardie ci insultavano e ci trattavano come delle bestie. Non so cosa succedesse fuori, sapevamo solo di essere a Raqqa, sentivamo le esplosioni delle bombe, ma eravamo sempre rinchiuse sottoterra. Una mattina, qualche giorno fa, è venuto uno dell'ISIS, aveva una lista, 11 donne e i loro figli, c'ero anch'io. Ci hanno portato via, abbiamo viaggiato in macchina e poi a piedi. Siamo andati verso Sinjar, che è la città da cui siamo fuggiti. Lì ho capito che qualcuno aveva pagato per liberarmi, che ero stata ricomprata. Da quanto tempo lei non vede suo marito e i suoi due figli più grandi? L'ultima volta che ho visto mio marito è stato quando mi hanno portato via da quella casa, 1 anno e 2 mesi fa. Mio marito, mio cognato e i suoi due figli. Non so che fine abbiano fatto. Oggi potrebbero essere soldati dell'ISIS. Potrebbero essere stati costretti a combattere. Potrebbero essere stati uccisi. Non lo so. Cosa pensa di quelli dell'ISIS? Di loro penso una cosa sola, che sono dei figli di puttana.